Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo Motivational Monday. Buon lunedì mattina, quindi, e buona settimana a tutti. Oggi sono presa un po' da un raptus che devo sistemare la cucina, devo fare un po' di decluttering, devo fare un po' di risistemazione, selezione di cose che non utilizziamo perché appunto da quando è arrivata Sole sono cambiate un po' di cose. Adesso vorrei proprio fare un po' di spazio e togliere tutte le cose che sono inutili. Quindi iniziamo in senso orario, quindi da qua, 3, 2, 1... Inizio a tirare fuori tutte le cose che sono da spostare, da selezionare e da valutare. Inizio dai pensili in alto e mi muovo in senso orario, conoscendo bene tutti gli elementi della mia cucina, quello che uso e quello che non uso, ma in particolare avendo già fatto una grande selezione precedentemente, tiro fuori solo quello che davvero deve essere selezionato o riposizionato. Avevo già valutato bene che cosa tenere e che cosa non tenere, e quindi questo è stato solamente l'azione del riordino vero e proprio, senza stare lì tanto a pensare ad ogni singola cosa. In realtà nel farlo mi sono resa conto che ho scoperto tante cose che erano sommerse dalle altre e che quindi mi ero magari dimenticata, e di solito capita così appunto: quando non si usano le cose ci si dimentica di averle, per cui è bene ed è utile appunto avere una cucina funzionale con tutte le cose a vista e con solamente le cose che realmente utilizziamo. In particolare questa selezione l'avevo fatta perché abbiamo preso degli elettrodomestici nuovi per la nuova vita con la bimba, e così come era disposta la cucina non riuscivo a trovare lo spazio. In effetti ci sono tantissime cose che non dovevano esserci, che non utilizziamo, e quindi semplicemente togliendo tutte quelle cose inutili sono riuscita a trovare lo spazio per gli oggetti della nostra nuova vita a tre. Ecco, devo dire che l'ammasso di cose selezionate è veramente tanto. Non tanto perché appunto ci siano tante cose da buttare via, perché penso che non butterò via principalmente niente di tutto questo, sono tante cose da restituire che mi sono state prestate, tante cose che vale la pena provare a mettere in vendita se non ad un mercatino dell'usato, sbalordita che mi abbia riempito comunque il tavolo della cucina e di essere riuscita in ogni caso a far spazio a tutte le cose che utilizzo quotidianamente. Quanto ci ho messo? Ci avrò messo un paio d'ore di tempo, gran lavoro di grande soddisfazione. Spero di avervi fatto almeno un po' di compagnia, se non motivato a fare qualcosa, se vi ho motivato a fare qualche lavoro nella vostra casa o se vi ho dato qualche spunto di riflessione per modificare la vostra di casa, di cucina, di utilizzo delle vostre cose. Io per oggi vi lascio un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Questa è la visione d'insieme della nostra cucina risistemata e riadattata alla nostra vita a tre. Se foste curiosi di vedere la versione integrale di questo video, tutta commentata pezzo per pezzo della mia cucina, vi lascio il link qui in basso a destra, mentre se cliccate sulla mia facciola, se non vi siete ancora iscritti, vi potete iscrivere e così riceverete tutte le notifiche ogni volta che pubblicherò un video. Grazie per essere stati con me anche oggi, io vi lascio un bacio e alla prossima. Ciao!